tante cose. Sono uno squalo, ho 100 vite, ho 1020, adoro la mia fame. Questo è una cosa che sicuramente mi interesserà tantissimo. E quindi tornare qui un po' dall'altra parte della barricata è sicuramente emozionante. Stesso tasso di gioia. Allora, l'incontro di oggi dovrebbe servire un po' a illustrare cosa c'è oltre il mero discorso scientifico. Sicuramente il docente, lo scienziato, lo studioso studia, analizza il mondo e poi ci vuole qualcuno che sia da tramite tra il pubblico e la scienza, perché spesso gli scienziati o i professori universitari non sanno disegnare. Assuefati alla noia, viviamo così, mondi sommersi tutti da scoprire. E questa è un'illustrazione a olio. Quindi chiaramente in questo caso si fa un falso clamoroso, perché nessun ambiente naturale, vedrete tutti insieme la farfalla davanti. L'artista al servizio della scienza e il suo lavoro. Facciamo vedere l'artista. Generazioni. I predatori delle meduse non ci sono più e queste stanno esplodendo. Come avete visto, questo soggetto è fatto su un supporto trasparente, cioè è disegnato singolarmente. La scena è su un altro livello. Sembra un vantaggio da poco, ma in realtà è fondamentale. Dite semplicemente ok, premete il tastino livelli e gli cambiate il colore del cielo. E soprattutto, se avete un altro editore che vi dice senti, quel dinosauro mi piace senza il corno, potete usare questo stesso dinosauro, riciclarglielo. Quindi ricicli i soggetti, li puoi trasformare e spacciarli, ti crei una banca di immagini. Non tutti i musei hanno i soldi per avere fossili originali, alcuni musei devono accontentarsi delle riproduzioni in plastica. Stampo di gomma non si muova nello stampo di gesso. Poi si possono fare anche calchi di reperti fossili. Con lo stesso sistema abbiamo fatto queste, non si capisce, ma sono le vertebre di un tonno preistorico, trovate in un blocco di pietra leccese a Cavallino. Questo tonno era lungo 2,5 metri, aveva dei dentacci quanto un mignolo, e ancora non è stato studiato, perché ancora può succedere anche di fare busti di ominidi. Come quindi si inizia? Si inizia disegnando, e questo è l'altro consiglio che io do anche ai miei studentini in accademia, che disegno direttamente con la BIC. Uscì uno sbaffo di inchiostro che sembrava una ciglia, non era anatomicamente perfetta, però faceva molto effetto, dava molta femminilità al viso, era il viso di una ragazza, per cui dissi, caspita, questo è una
un trucchetto, una struttura anatomica che però funziona, decise di buttare Moebius e di disegnare come mi veniva a me. E da quel giorno trovai la mia strada, ho lasciato perdere gli stili. Potreste trovare che un giorno la vostra strada, il vostro modo di disegnare è intingere il ferro filato nell'inchiostro di china o nel bitume e tracciare dei... selezioni di lavori, meglio se in foto così non si rovinano, e farsi le passeggiate negli stand, dicendo: salve, sono Tizio Caio, vengo da Caricattì, vorrei mostrarle dei lavori. E là casca il primo asino, perché spesso avete editori che vi dicono: no, non c'ho tempo. Il documento è Lucca Comics, c'è poi Romix a Roma. Per chi vuole fare fumetto francese c'è la fiera ad Angoulême, per chi vuole fare invece illustrazione paleo illustrazione. Sarà, diciamo, il cemento del tutto. Ciao ragazzi. La conoscenza è una cosa che vale sempre, sia che facciate fumetti, sia che facciate illustrazione scientifica. Perché anche quando fate fumetti, vi capita di disegnare un campo da golf come i mezzi pubblici svizzeri. Mi è successo di dover disegnare l'albo di Napoleone che si svolge a Ginevra, quindi documentarsi su come vivono i personaggi dei fumetti. Quindi, sia quando si fa illustrazione scientifica, è fondamentale. L'acqua che noi beviamo, se noi buttiamo la tanica di olio della macchina nel terreno, quello finisce nella verdura che poi noi ci mangiamo. E tutte queste cose noi le abbiamo fatte in passato. Se voi andate nelle campagne vedete cumuli di Eternit, il mondo, quando io e la mia generazione non ci sarà più, sarà vostro. Preparatevi a questo compito, perché sarà la vostra casa e nel vostro interesse. Grazie. Grazie, sentitissimo, perché ci sono incontri e incontri, modi diversi di partecipare, io vedo, lo percepisco, e veramente era un stare a sentire partecipando a quello che si diceva, perché quando si toccano dei temi così importanti e profondi l'attenzione c'è e trasmessi con questa passione e competenza, perché ci vogliono tutte e due le cose. I ragazzi ci sono, e io questo dico, quando ai nostri giovani parliamo delle cose importanti e parliamo con competenza e realisticamente, i ragazzi ci sono.